Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti. Alcuni consigli per perdere peso. Perdere e soprattutto mantenere il peso è molto difficile per tutti noi. Questo perché non siamo programmati per stare a dieta. Il nostro corpo in realtà vorrebbe sopravvivere e vorrebbe avere grandi quantità di cibo, ma soprattutto grandi scorte che tutti noi teniamo addosso. Dove? Gli uomini principalmente sulla pancia, mentre le donne sulla pancia, i glutei e le gambe. Non è di certo piacevole per nessuno di noi, ma i maschi hanno un'obesità che si chiama androide e le donne un'obesità che si chiama ginoide. Una ricerca ha coinvolto 60 donne a cui era stato chiesto di mangiare una barretta proteica in tre differenti situazioni. Le prime mangiavano la barretta guardando un telefilm, le seconde sedendosi comodamente sulla propria poltrona e non facendo nulla, mentre le terze mentre camminavano e andavano a fare le cose che ogni giorno tutti quanti noi facciamo. Alla fine di questo ciascuna partecipante veniva messa di fronte a quattro ciotole contenenti cioccolata, carote, uva e cereali. Sai quale di queste donne ha approfittato di più delle quattro ciotole finali? Beh, quelle che camminavano mangiando la barretta. Sai perché? Beh, questo specifico gruppo mangiava 5 volte tanto la cioccolata che mangiavano le altre. Questo sembra legato al fatto che muoversi rappresenta una grande distrazione rispetto alla percezione del senso di fame e sazietà, soprattutto quest'ultimo, vale a dire i meccanismi che regolano il nostro appetito. Quindi il mio consiglio è di evitare qualsiasi forma di distrazione quando mangi. Anche se hai poco tempo, cerca di concentrarti su quello che stai facendo e sul gusto che ha quello che stai mangiando. Mangiare al volo quindi rappresenta un grosso ostacolo per chi vuole perdere peso, se ne ha in eccesso, o per chi vuole mantenerlo quando ha raggiunto il peso forma.